Buongiorno a tutti, sono Daniele Zamparelli, vi parlo da Pescara, sono un tecnologo alimentare, naturopata, direttore dei centri METAB di nutrizione e biorisonanza elettromagnetica. Ringrazio Monia Benini e lo staff di Per il Bene Comune per avermi dato la possibilità quest'oggi di essere con voi e di illustrarvi i preoccupanti dati riguardanti l'aumento dell'incidenza delle allergie e delle intolleranze alimentari degli ultimi anni. Effettivamente, ci sono delle percentuali sicuramente più alte rispetto al passato, lo dicono i dati. Dal 1950 ad oggi si è passati da un 10% di popolazione colpita da manifestazioni allergiche a un preoccupante 30%, che purtroppo include sempre di più bambini ed adolescenti in età prescolare. È un vero e proprio boom di allergie, tali da essere considerate oggi una vera e propria malattia sociale. Consideriamo che, secondo i dati, i bambini allergici sono raddoppiati in 10 anni. Uno su quattro soffre di allergie. Cresce il numero dei soggetti asmatici, il 10% dei bambini al di sotto dei 14 anni soffre di asma bronchiale, 2 su 10 soffrono di rinite allergica, mentre il 10% soffre di dermatite atopica. In Italia il 15% dei bambini in età prescolare è affetto da dermatite allergica e il 2% presenta gravi allergie alimentari. Il 10% di quelli che vanno a scuola soffre di asma, il 20-25% degli adolescenti invece di rinite allergica. Le allergie, a causa dell'inquinamento e dello stile di vita occidentale, colpiscono sempre più persone e secondo alcune stime, nel 2020 un bambino su due soffrirà di manifestazioni allergiche, di allergie. Chiaramente questi dati non dispensano gli adulti. Negli adulti le manifestazioni più classiche di allergie sono le rinite allergiche, anche dette raffreddore da fieno, le congiuntivite allergiche, l'asma bronchiale di natura allergica, la dermatite atopica o eczema atopico, alcune forme di orticaria, certe dermatiti da contatto, lo shock anafilattico. Tra le sostanze allergeniche più comuni a livello alimentare troviamo il frumento, le uova, i latticini. Consideriamo che il latte vaccino, non viene tollerato da circa 100.000 bimbi tra gli 0 e i 5 anni che sono poi costretti a ricorrere ad altri tipi di latte, latte speciale molto costoso. Dobbiamo anche fare delle considerazioni su cosa ci sta spingendo verso questa situazione. Sicuramente, i fattori sono molteplici. Ricordando i principali, possiamo parlare della genetica, l'utilizzo di ingredienti complessi, di additivi alimentari sempre più elaborati per migliorare il gusto degli alimenti, l'aspetto e la loro conservazione. Questo può determinare la presenza, anche non sempre evidenziata in etichetta, di sostanze che possono causare reazioni allergiche nei soggetti sensibili. Non considerando che per il grano sono stati prodotti degli incroci che danno delle rese smisurate rispetto al passato. Si parla di 80 quintali per ettaro, mentre a fine 800 eravamo fermi a 20 quintali per ettaro. Inoltre, sotto la spinta di concimazioni a base di nitrati, che sono sostanze fortemente allergizzanti. Ma poiché il grano in queste condizioni, per queste rese così elevate, aletta, in pratica si abbassa
verso il suolo sotto la spinta del vento, i genetisti hanno pensato bene di ricorrere a delle specie in grado di non crescere oltre 1 metro di altezza per evitare questo fenomeno, mentre una volta il grano poteva raggiungere anche 1,5 metri di altezza. Il lavoro fatto dai genetisti e le concimazioni spinte con i nitrati permettono di ottenere delle farine più ricche di glutine. Questo conviene all'industria alimentare perché si semplificano e si accelerano i processi di produzione del pane e della pasta. Addirittura oggi per la panificazione si utilizzano delle farine addizionate di glutine. E questo, consideriamo che il glutine è una sostanza difficile da digerire, è una proteina complessa. E questo spiegherebbe anche l'insorgenza dei disturbi di cui si lamentano molte persone dopo aver mangiato dei prodotti a base di farina, la cosiddetta intolleranza al grano. Oggi migliaia di varietà rustiche e adattabili a bassi livelli azotati sono scomparse. I contadini sono costretti ad acquistare le sementi dalle industrie, che propongono non più di 5-6 varietà, a discapito chiaramente della biodiversità. Le terre marginali vengono abbandonate, i prodotti sono di qualità scadente e sono sempre di più oggi le persone che si sentono male dopo aver mangiato dei prodotti a base di grano. Inoltre, un ulteriore fattore importante da considerare è l'inquinamento atmosferico provocato dai motori a diesel, oppure un altro fattore, sono diminuite le occasioni di contrarre malattie infettive. Inoltre c'è uno scarso consumo di frutta e di verdura crude, oppure scarso consumo di pesce grasso ricco di omega 3. La sedentarietà sta crescendo. Queste sono tutte concause che spiegano il diffondersi delle allergie già nei primi anni di vita. A queste inoltre va aggiunto anche l'aumentato contatto con sostanze sintetiche. Basti pensare anche ai cuscini, ai materassi, che non solo trattengono gli acari e altre sostanze allergeniche, ma possiamo anche pensare alle sostanze irritanti che sprigionano. Le vaccinazioni, qui si apre sicuramente un mondo parallelo e molto dibattuto oggigiorno in medicina, ma i dati dicono che il 33% dei bambini vaccinati è allergico, cioè uno su tre. Questo incremento delle vaccinazioni va di pari passo con l'incremento delle campagne vaccinali degli ultimi 50 anni. Un vero e proprio boom di casi, tra i quali quelli più difficili che riguardano i bambini cosiddetti superallergici, quelli cioè più in difficoltà, ma anche super vaccinati. Sono dei dati allarmanti. Inoltre, dobbiamo anche pensare alle metodiche utilizzate per realizzare questi vaccini, oltre al fatto che molti vaccini inoculano delle tossine, come ad esempio il vaccino per il tetano, per la pertosse, per la difterite. Ma pensiamo anche che molti vaccini vengono fatti crescere su dei substrati, come ad esempio substrato d'uovo, come per le vaccinazioni facoltative tipo il morbillo, la parotite, la rosolia, la varicella.
E consideriamo che l'uovo è una di queste sostanze che spesso viene proprio allergizzata. Comunque, fortunatamente in alcune regioni italiane le vaccinazioni obbligatorie stanno diventando facoltative, lasciando ai genitori la scelta, la decisione ultima se vaccinare o meno i propri figli. Le soluzioni sicuramente ci sono. Il ruolo dell'ambiente è stato dimostrato anche nell'osservazione di molti bambini cresciuti in campagna a contatto con polveri, pollini, animali. Ebbene, questi bambini sviluppano meno allergie statisticamente. Inoltre, noi siamo soliti diffondere alcune indicazioni che possono essere utili per ridurre al minimo questi problemi legati alle allergie. Sicuramente bisogna cercare di praticare più attività sportiva all'aria aperta, oggi se ne parla molto, d'altronde. All'aria aperta e lontano da fonti di inquinamento atmosferico. Bisogna bere molta acqua, almeno 1,5 litri o 2 al giorno. Bisogna evitare di bere alcolici. Bisogna evitare di fumare. Bisogna concedere al proprio corpo le giuste ore di riposo notturno, in modo da ridurre lo stress accumulato durante il giorno. Bisogna tornare a un'alimentazione corretta, più naturale, più biologica. Oggi se ne parla molto. Un'alimentazione più semplice, meno elaborata. Inoltre, ai consumatori, desiderosi di riconciliarsi con il grano, di godere delle sue virtù, consigliamo di ricorrere al grano kamut o al farro, che sono dei cereali ottenuti ricorrendo al metodo biologico o a quello biodinamico, quindi non sono industrializzati come il grano classico. Queste sono delle metodiche per l'ottenimento del grano, che non oltraggiano la solarità del grano con le concimazioni azotate di sintesi e con l'utilizzo di pesticidi, mentre sono delle colture, che rispettano la naturalità del prodotto e anche del consumatore finale, la salute del consumatore finale. Inoltre consigliamo di ricorrere periodicamente a metodiche di disintossicazione, seguiti sempre da specialisti comunque, metodiche quali la fitoterapia, l'omeopatia, la biorisonanza elettromagnetica o l'agopuntura. Grazie.